Buongiorno a tutti quanti. Oggi vi faccio vedere una cosa che è un errore che secondo me si potrebbe fare. Allora, ci sono secondo me tre metodi che si possono fare. Due sono giusti e uno secondo me è sbagliato. Quindi, voi prendete il sapone, ok? Quindi voi prendete un dito di sapone. Lo mettete in centro, ok? Lo lasciate tipo nocciolina, ci andate a mettere sopra l'acqua calda, non serve che sia bollente. Lo lasciate lì 2-3 minuti finché vi mettete il prebarba, vi preparate questo, quello, quell'altro. Lo lasciate praticamente che si scaldi, i burri si attivano. Il tutto lavora come si deve, ok? Dopodiché buttate via l'acqua, resta la nocciolina, andate a... Adesso io l'ho lasciato poco, però andate a caricare il ciuffo, farvi il vostro montaggio anche, se uno vuole, se volete, ho due gocce giusto perché era un po' asciutto. O vi fate il montaggio dentro qua, che io sconsiglio, altrimenti ecco, caricate il ciuffo, e andate in viso a fare il montaggio. Questo è un metodo giusto. Adesso sciacquiamo. Ok, c'è un altro metodo che usa anche Francesco Lucarelli, ma è diverso dal mio. Lui mette il sapone nella ciotolina. Dopo però ci aggiunge un po' di gocce di acqua e comincia a praticamente a sciogliere il sapone. Scioglie il sapone con le mani. Magari mette altre due gocce d'acqua. Ed esce questa quasi gelatina, no? Di sapone. Sciogliamo bene. Se la mettete sulla scatola, quindi lui usa la scatola, quindi con l'acqua calda si scioglie molto più facilmente il sapone, quindi non dovete continuare con le dita così. La mettete in fondo alla scatola, ne mettete un po', il calore della scatola scioglie il sapone e potete andare dopo a direttamente a utilizzarlo. E dopodiché lui comincia il montaggio. Però l'unica differenza è che voi in questo modo, per quanto gli dipende se voi preferite la scorrevolezza o la protezione, per quanto voi, adesso io non sono preciso con questo metodo perché non lo uso sempre, però per quanto voi lo lavorate, sarà sempre è più difficile dosare l'acqua, secondo me. Cioè, è una cosa che la dovete fare per molto tempo prima di trovare proprio il modo giusto. In più, da sapone a sapone potrebbe cambiare molto il rapporto di acqua. Ecco perché io non uso questo metodo, perché potresti sbagliare il tipo di montaggio. Perché se ti trovi troppo anacquato, dopo quando vai a lavorarlo in viso, ti trovi magari con più acqua o ne trovi poca, però di solito si trova più acqua o se no comunque, non lo so, io la trovo un metodo più difficile, più macchinoso, o lo fai da tempo, quindi ci prendi la mano e lo fai da tempo, altrimenti trovo una cosa un pochettino più macchinosa. L'unica cosa invece da non fare, questo ve lo dico, da non fare assolutamente,
Perché io uso il primo metodo? Perché una volta che voi avete scaldato il nocciolo, avete caricato il ciuffo e quindi non create già la schiuma, ok? Non create già un premontaggio, tutta la prima parte che voi andate in viso a montare in viso va praticamente a creare uno strato protettivo in più. Il sapone proprio va in profondità nella pelle, dopodiché voi tutto il montaggio, tutta l'acqua le andate a mettere in viso e non dentro la ciotolina. Così riuscite, in base a qualsiasi sapone, sapere se basta magari poche gocce d'acqua o se invece ce ne vuole molte di più. Un errore invece che non bisogna fare, secondo anche chi è esperto, esperto in parlo, che me lo ha spiegato il chimico, un errore da non fare è questo, cioè voi spalmate il sapone praticamente in tutta la ciotola, ci mettete l'acqua calda, la lasciate là riscaldare. Cos'è che succede? Che essendo che c'è tanta su, cioè praticamente quasi tutta la superficie del sapone è a contatto con l'acqua, la parte saponosa va a finire dentro l'acqua. E cosa succede? Quando voi la buttate via, vi rimane sì dei grassi delle parti di sapone, ma la parte protettiva dei grassi lattiginosi va. Adesso io ho messo un'acqua tiepida, non era calda, ma se la mettete calda, tutta la parte saponosa esce. E se ne va via e voi in viso non avete protezione, non avete quel strato veramente protettivo. Ecco, quindi questo secondo me è il metodo più sbagliato di tutti. Va bene quello che usa Francesco Lucarelli, che vi ho fatto vedere prima. Io mi trovo meglio con l'altro, quindi nocciolina in centro, acqua calda, beh, anche bella calda, e le lasciate lì da una parte finché vi fate prebabbe tutto, buttate via, caricate il ciuffo che così è bello morbido. E basta una goccina d'acqua se sentite che è troppo asciutto e fate tutto il montaggio in viso. Per me questo è il metodo migliore da usare con la ciotolina. Fare tutto il montaggio qui per me equivale quasi a una bomboletta spray, perché alla fine avrete tanta scorrevolezza in viso, ma il sapone non andrà mai in profondità sotto il pelo, non andrà mai ad aderire, creare più che altro quello strato che fa sì che quando passa la lametta ti protegge il viso. Allora, chi non ha, anche Francesco Lucarelli stesso dice, io non ho una pelle delicatissima, quindi la scorrevolezza è la cosa che gli interessa di più, quindi il suo montaggio è più adatto al suo tipo di rasatura. Invece il mio, ad esempio, mi interessa sì la scorrevolezza e quella me la doso con l'acqua, ma per me la protezione è la base di tutto. Quindi quando uso questo tipo di montaggio, io faccio in questo metodo. Spero di esservi stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!